L'artista è appunto, abbiamo interpellato per prima Lorenzo Lotto, alla sinistra vedete un particolare della sua opera, su cui altri poi si confermeranno, e l'artista appunto contemporaneo in dialogo è Giovanni Frangi, di cui vediamo un particolare di un'opera, di una delle opere che ha realizzato non solamente per l'ecco, non solamente per l'occasione, ma a partire dal capolavoro di Lorenzo Lotto. In questi giorni, in queste ore, sentiamo dire da più parti che quest'anno non ci sarà Natale. Non ci sarà Natale perché non potremo fare il cenone, non ci sarà Natale perché non potremo fare il veglione di Capodanno, non ci sarà Natale perché non potremo vivere le piccole vacanze, non potremo comprare tutti i regali. L'idea che sta passando è che a causa della pandemia e degli effetti collegati non ci sarà Natale. E Natale ci sarà perché ci sono dei cittadini che lo aspettano, lo vogliono vivere, con profondità e con significati differenti. Abbiamo bisogno che la nostra fragilità, quella fragilità che sperimentiamo, mai ci siamo sentiti così fragili, questa fragilità non sia l'ultima parola della nostra vita. Abbiamo bisogno di una forza che ci visiti, ci rendi consapevoli anche della nostra grandezza, una forza a cui appoggiarci. Abbiamo già annunciato un mese fa, quando ci siamo visti l'ultima volta, di riproporre l'esperienza del capolavoro per l'Eco, che diventa un progetto pluriennale che si ripete. Ogni anno questo progetto cercherà di raccogliere il tempo che viviamo, di interpretare il tempo che viviamo. Ma vogliamo offrire questa speranza che il Natale porta con sé in questo tempo, al di fuori anche della Basilica e delle nostre chiese. È un ragionamento molto caro a Papa Francesco, che parla di una chiesa in uscita, una chiesa che abita il Tempio, ma che poi si propone di incontrare tutta la città, tutti coloro che abitano sul territorio. È quello che ci chiede anche l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, nella lettera che ha mandato a tutti i fedeli, a tutte le parrocchie della Diocesi di Milano, proprio per il tempo di Avvento, di abitare i luoghi della cultura per riuscire a farli parlare affinché possano essere una provocazione per tutti. La sede, Palazzo delle Paure, ringraziamo anche tutto il personale di Palazzo delle Paure, della sede museale del Comune di Lecco. Le date, 5 dicembre, quindi la vigilia di San Nicolò, della festa cittadina, 6 aprile, la settimana dopo Pasqua. L'artista appunto che abbiamo interpellato per primo è Lorenzo Lotto, alla sinistra vedete un particolare della sua opera, su cui altri poi si confermeranno, e l'artista appunto contemporaneo in dialogo è Giovanni Frangi, di cui vediamo un particolare di un'opera, di una delle opere che ha realizzato non solamente per l'ecco, non solamente per l'occasione, ma a partire dal capolavoro di Lorenzo Lotto. Il titolo, L'inquietudine della realtà, il reale che stiamo abitando ci inquieta, è un tempo nuovo, inedito, che stiamo abitando, vogliamo interpretarlo a partire da queste esperienze artistiche, a partire da tutte le persone che si stanno mettendo in gioco, questo gruppo, i volontari, gli studenti e tutti coloro che vorranno far parte di questa esperienza. Non possiamo essere indifferenti al momento che stiamo vivendo e non possiamo neppure rinunciare a alimentare il nostro intelletto, il nostro spirito, la nostra fede con dei messaggi profondi, dei messaggi autentici. Non ci ritroviamo a ripresentare un evento che ospitiamo a Palazzo Paure, ma ci ritroviamo insieme a presentare un evento che diventerà parte costituente di una programmazione pluriennale nella nostra città, che quest'anno troverà una nuova location al piano terra di Palazzo Paure, ma che a partire dal prossimo anno, in occasione sempre delle festività natalizie, troverà spazio in quella che Palazzo Paure ha iniziato alcuni anni fa nel percorso di costruzione delle grandi mostre Lecco.